è stato il concerto del coro Voce in Canto diretto da Gianna Ghiori nella chiesa di San Michele ad aprire il Guido Day, la manifestazione dedicata a Guido Monaco, volta a fare di Arezzo ancora una volta la città della musica. Abbiamo un unico obiettivo, fare musica insieme e trasmettere qualcosa agli altri. Io quello che dico sempre, noi dobbiamo trasmettere la nostra gioia, il nostro entusiasmo, quello che abbiamo nell'animo. Qualche volta abbiamo anche la nostra tristezza della nostra giornata di scuola, però venire a cantare e uscire poi sereni, per me vedere questi ragazzi in questo modo è la più grande soddisfazione. La kermesse, che si concluderà domenica 25 giugno, è proseguita con il concerto dell'Assemblea Mosaico Mediterraneo sul sagrato della Basilica di San Francesco e con la sfilata della fanfara dell'Arma dei Carabinieri diretta dal maresciallo Ennio Robbio, culminata con il concerto in piazza Guido Monaco, al quale hanno preso parte anche la Filarmonica Guido Monaco, i musici e gli sbandieratori della giostra del Saracino. Protagonista del concerto serale al Teatro Petrarca invece il coro catalano e i cori del territorio aretino diretti da Lorenzo Donati. È interessante vedere come tanti cori sotto, diciamo, l'ala di Guido e sicuramente anche sotto l'ala della Fondazione Guido Arezzo in questi anni si sono sviluppati tanti giovani direttori, tanti giovani cori, grande qualità nella provincia e nella città di Arezzo.